Bentrovati a Vivere Sport, ritorniamo dopo la pausa festiva per appunto Pasqua e abbiamo con noi, come di consueto, la Jesina Calcio e la Biagio Nazaro Chiaravalle. Andiamo a presentare subito i nostri ospiti. Abbiamo il socio, nonché componente del CDA e diciamo anche un componente storico della compagine societaria Jesina, Stefano Gasparetti. Poi abbiamo il mister della Biagio Nazaro Chiaravalle, Gianmarco Malavenda, anche lui insomma conosciuto nel mondo calcistico jesino. Ecco, una domenica molto importante per la Jesina che ha vinto fuori casa, scolpito, sconfiggendo appunto la Viternina, e un traguardo, quello della salvezza, insomma raggiunto. Quindi una domenica molto importante in cui sicuramente la società insomma innanzitutto insomma, si tira sempre il classico sospiro di sollievo, perché comunque sia, nonostante il campionato sia stato finora molto, molto concitato, molto difficile, soprattutto per il discorso trasferte, no? In cui, ecco, raggiungerla proprio poi tra l'altro in trasferta ha avuto un sapore in più sicuramente. Buonasera a tutti, grazie per averci chiamato. Noi siamo stati, è stata una partita molto importante per noi, perché oltre al fatto che ci vuol dire la salvezza, ci vuol dire anche un'altra cosa molto importante, che la Jesina aveva due obiettivi. Il primo obiettivo era quello della salvezza e l'abbiamo raggiunto tranquillamente. Il secondo obiettivo è l'organizzazione dei giovani e il premio giovani. E siccome noi siamo secondi in classifica dal premio giovani dietro alla Viternina, se la Viternina retrocede e noi passiamo primi, perciò prendiamo il primo posto, perciò per noi era molto importante. Perciò la partita è stata una partita molto tirata, è stata una partita dove loro chiaramente erano alle ultime battute, perciò chiaramente i ragazzi sono stati veramente bravi, si sono impegnati tutti quanti, abbiamo dei ragazzi che entrano alla panchina e fanno la differenza, perché entrano con la voglia di giocare, con quell'impegno, con la determinazione, quello che tante volte si dice ai giocatori, noi gli allenatori, Marco gli si dice ai giocatori, quando uno entra, entra con quell'impegno, con quella voglia, perché altrimenti se no è inutile che entra, perché non capirebbe. Quindi hanno insomma il piglio giusto anche nell'affrontare la partita, anche insomma partita certo. Già iniziata, e quindi entrare e dare il proprio contributo, no? Questo è stato sempre un po' diciamo l'asso nella manica di questa Jesina di quest'anno, no? Ma la Jesina, perché come abbiamo anche sentito prima, anche Pramontana, anche altre squadre, moglie altre squadre che collaborano con lui, con il settore giovanile, perché noi abbiamo il settore giovanile che è formato da 300 ragazzi, abbiamo. E il nostro obiettivo è sempre quello di valorizzare i nostri giovani. Se possono andare più in alto, vanno più in alto, chiaramente nessuno glielo impedisce, anzi noi siamo contentissimi. Però il nostro obiettivo è quello di portare i giovani a giocare nella prima squadra. È quello che stiamo facendo da diversi anni a questa parte, perché tutti i nostri giovani, a differenza delle altre società, come potrebbe essere la Fermana, potrebbe essere la Vise Pesaro, potrebbe essere San Benedetto, altre società che ci sono, prendono giocatori da diverse squadre di Serie A. Noi abbiamo tutti i nostri i ragazzi, tutti i nostri fuori quota che sono tutti del posto intorno a noi. Quindi sì, sicuramente una società che insomma sta puntando molto, no, sul proprio settore giovanile, non lo sta sicuramente facendo da quest'anno, diciamo, non è che andiamo a scoprire insomma l'acqua calda, no, a casa della Jesina, però comunque sia, ecco, questi giovani sono molto importanti, oltre chiaramente insomma a quello che è, no, l'ossatura, no? Quindi gli over, quelli che insomma durante questa stagione hanno fatto un po' la verità. Certo, perché nel discorso di una società, una squadra è forte quando la società è forte, e la cosa molto importante che c'è nel calcio è il gruppo. Se uno non crea gruppo, non fa gruppo fra i giocatori, le squadre sono un po' divise, perché l'allenatore può essere molto bravissimo, però l'allenatore dà la disposizione. Se quello che sta in mezzo al campo non dà retta a quello che dice l'allenatore, chiaramente le cose non possono andare avanti. Invece noi abbiamo dei ragazzi veramente bravi, abbiamo delle persone, delle colonne come Marco Strappini e altre persone, ma ho detto lui perché è il nostro capitano,
che quando sono in campo veramente giocano per la maglia, si impegnano e danno tutto quello che devono dare, veramente. Ecco, passiamo allora invece a parlare di Biagio Nazaro, una domenica diciamo in parte buona e in parte storta, no Gianmarco? Perché questo 1-1 contro l'Urbania, tra l'altro insomma in trasferta, insomma un pochino vi mette, no, un po', diciamo, dovete insomma cavalcare parecchio adesso, no, per raggiungere l'obiettivo che in questo caso insomma è quello di rientrare nei playoff, no? E, ecco, una partita che insomma ha visto andare in vantaggio l'Urbania e poi insomma li avete riagganciati con un gol di Elia Santoni. Ecco, com'è stata la partita, mister? Una partita iniziata subito in salita, perché ecco, raccontavo prima che c'è stato questo rigore. Noi dalla panchina abbiamo visto il loro giocatore entrare in area e la palla scorrere verso il fondo. Pensavamo, ecco, che fosse stato un intervento pulito, anche se pericoloso, del nostro difensore Medici. Però ecco, è stato dato rigore e così siamo partiti un po'. Diciamo, le decisioni dell'arbitro bisogna accettare. Diciamo che in quell'occasione non si può fare a meno. No. Dopo la partita sapevamo di affrontare un'ottima squadra, perché l'Urbania, riprendendo il discorso di Stefano, è composta da ragazzi di tutto il settore giovanile, quindi complimenti all'Urbania per questo, perché anche loro lavorano molto sul settore giovanile e stanno facendo benissimo, quindi Girone di Ritorno penso che sia una delle squadre che ha fatto più punti di tutti, quindi sappiamo che è una partita complicata. Questo inizio ad handicap, come dicevo, però non ci ha turbato più di tanto, perché la squadra veramente secondo me è stata padrona del campo, ecco, sapeva quello che doveva fare e abbiamo, magari non ci sono state conclusioni catanti, tolta una punizione di Leonardo Rossini che ha sferato il palo, sembrava gol dalla panchina, dopo è stata un paio di decisioni d'arbitro che ci hanno lasciato un po' perplessi, e soprattutto su un inserimento di Enrico, dopo un bello scambio con Domenichetti, è stato trattenuto più volte, lui ha provato a rimanere in piedi per fare gol e lì dopo, vabbè. Forse se fosse caduto, no, magari... Sì, va bene, però va bene così. Io guardo sempre la prestazione della squadra. Il primo tempo è, insomma, si è concluso con l'1-0 Urbania. Dopo siamo rientrati i giocatori, perché io... Ecco, infatti facciamo magari una piccola parentesi, sì, su diciamo quello che è successo al termine del primo tempo, perché... mister e vice, no, allenatore, quindi Emanuele Pesaresi, fuori dal campo, insomma, mandati via dall'arbitro. Sì. Ecco, infatti, insomma, magari se ci vuoi chiarire un po' quello che è successo, no? Perché... Ma niente, praticamente cioè, l'episodio che ha scatenato un po' tutto è stato, c'era un loro giocatore che... Quindi durante aveva... il primo tempo, sì, no? Qualcosa durante la... è successo. Sì, è successo. Cioè, aveva fatto un paio di entrate un po' scomposte, addirittura mi sembra sulle Rossini a terra l'aveva scalciato, quindi sai, quelle cose lì non fanno più parte dell'agonismo, di quello che deve essere, insomma, la grinta, quello non fa parte del calcio, quelle cose lì. Allora qualche giocatore nostro dalla panchina si era un attimo agitato, e anche Emanuele, che stranamente è un ragazzo, Emanuele ci conosciamo fin da bambini, molto composto, molto pacato, non l'aveva presa bene, quindi finito il primo tempo si è creato questo parapiglia, io normale da allenatore vedi i giocatori avvicinarsi con gli altri, ti metti di mezzo e cerchi di evitare certe cose, perché non vuoi assolutamente che vengano allontanati dei tuoi giocatori. Emanuele un attimo si è fatto prendere la situazione, E niente, magari non è reagito nella maniera giusta. Io, insieme ad altri giocatori, abbiamo cercato di dividere, non è successo niente di particolare, non è che sono state, non so, volate volte, ecco. Quindi parole così, e Emanuele è stato allontanato direttamente. Dopo io rientro negli spogliatoi cercando di placare un po' gli animi e di rimettere in posto un po' la squadra per la seconda parte, pensando subito a quello che si doveva fare. Mi sono sentito dire al mio giocatore che ero stato allontanato anch'io, quindi insomma, un po' così. Sinceramente ci siamo ritrovati fuori tutti e due. In questo caso devo fare i complimenti alla mia squadra, perché veramente la prima cosa che ho detto
ho detto, ragazzi, cerchiamo di stare lì con la testa, non ci facciamo buttare fuori, perché sicuramente il clima non sarà quello della tranquillità quando rientreremo, e loro sono stati bravissimi, perché hanno io ho letto delle testate giornalistiche, secondo me, devo dire la verità, io sono molto schietto, hanno visto un'altra partita, perché, cioè, ecco, senza far pubblicità, ho letto il Corriere Adriatico, cioè, mi sembra molto di parte queste cose, a me mi danno fastidio, perché, ecco, essendo sempre molto lineare nelle mie interviste, ecco, ad esempio ho fatto le lodi al Tolentino quando è venuto da noi, ha dominato la partita, non mi piace questa faziosità, quindi lo dico, cioè, apertamente, cioè, la Biagio meritava la vittoria ieri, quindi loro hanno fatto un tiro in porta sull'1-0, potevano far gol, però siamo stati padroni del campo nel secondo tempo e secondo me, se durava altri 5 minuti, avremmo portato a casa. I ragazzi sono stati veramente bravi, sotto l'aspetto. Ecco, fortunatamente, insomma, un punto comunque l'avete portato a casa, ecco, diciamo, per la causa. No, assolutamente. Però, ecco, questi playoff come li vedi? Partita per partita, ne restano due, quindi, Ne restano due, noi abbiamo una partita complicatissima domenica, perché viene l'Atletico Gallo, che è una delle squadre più in forma del momento, tra che, l'altro. Che, tra l'altro, è andata a vincere a Grotta Mare, e dopo abbiamo il Grotta Mare l'ultima, ma noi dobbiamo pensare, domenica è importantissima, ecco. Domenica, secondo me, è fondamentale, ecco. Domenica, se facciamo 3 punti domenica, ti può dare quella spinta, poi siamo e non siamo padroni del nostro destino, perché dobbiamo fare 6 punti, però c'è questa regola dei 10 punti e Fabriano Cerreto in questo momento ci tira fuori, però noi non dobbiamo pensare a quello, noi dobbiamo pensare a noi e a far bene con la Atletico Gallo, perché sarà una gara molto dura. Sì, ci fermiamo un attimo, mettiamo in stand-by i nostri ospiti e andiamo a parlare ancora di calcio e di basket con Giancarlo. Continuiamo a parlare di calcio con i nostri ospiti che abbiamo oggi, li andiamo subito a presentare. Parliamo di una realtà che è il Cupramontana di calcio, che è presente sul territorio da tantissimi anni, adesso insomma ce lo faremo raccontare bene da loro che sono i protagonisti. Abbiamo Claudio Latini, che è il direttore sportivo, e Giuliano Maggi, che è il responsabile del settore giovanile. Innanzitutto benvenuti a Vivere Sport, è la prima volta che parliamo di voi in questo nuovo programma. Cupramontana è una realtà che adesso sta disputando il campionato di seconda categoria, e però insomma quest'anno ha tenuto un bel ritmo, tant'è che adesso insomma si sta facendo un po' il conto alla rovescia per queste ultime partite che restano, due, per ottenere più punti e rimanere nella griglia playoff. Ecco, direi insomma, Claudio, di partire un po' un attimo proprio dall'ultima partita di domenica, in cui avete affrontato la squadra della Palombina Vecchia e avete vinto 2-0. Sì. Buonasera a tutti. Abbiamo vinto 2-0 meritatamente, abbiamo fatto un gol in primo tempo, un gol negli ultimi minuti finali, però meritatamente. Purtroppo il Cupramontana ancora adesso sta fuori dai playoff, però se noi altri facciamo 6 punti in queste due partite possiamo matematicamente fare i playoff. Perciò dipende tutto quanto da noi. Ecco, in questo caso insomma sì, dipende insomma un po' molto, ecco, dal punteggio pieno per accaparrarsi. Assolutamente, questo. Noi dobbiamo fare solo punteggio pieno. Purtroppo però l'ultima giornata incontriamo la prima in classifica. Infatti, non è facile. Infatti ecco, siete quinti in classifica con 48 punti, avete a un punto la Piro e poi a meno 4 la San Paolese, no? Quindi per fare un po' il quadro insomma di questa classifica. E adesso dovete incontrare fuori casa la Lavor e poi in casa Staffolo, sì, che tra l'altro è uno dei, credo sia il miglior attacco di questo campionato, no? Ha fatto oltre 50 reti. Ecco, come vi state preparando? Insomma, siete un po' preoccupati oppure siete carichi, perché comunque i primi 3 punti li avete già messi in cantiere? Beh, noi siamo preoccupati giustamente, perché non è facile, però sono più preoccupato della squadra mia che non delle squadre avversarie. Come al solito, io penso che se la squadra mia gioca con una certa coerenza e con un po' di testa può fare il risultato. Quindi, siccome noi altri non dobbiamo per forza fare questi 6 punti per
non rimanere sotto i 10 dalla distanza dei playoff. Siccome è 2 anni che ci rimaniamo sotto i 10 e siamo un po' scocciati, speriamo che quest'anno i ragazzi riescano a farci un regalo, anche perché poi possiamo fare domanda di ripescaggio e se non stai dentro i playoff non puoi fare. Quindi insomma sarebbe una chance in più. Ecco, hai nominato 2 anni, no? Perché comunque è 2 anni che cercate insomma di ritornare in prima categoria, perché poi insomma c'è stato il terzo con questo, la terza stagione. Quindi ecco, quanto ha pesato un po' questa retrocessione insomma che è avvenuta qualche anno fa, che diciamo via... Ha pesato tantissimo, perché non lo sa nessuno, però qui lo posso confessare, noi altri quell'anno avevamo fatto la squadra per vincere il campionato. Tanto è vero che qualcuno qui presente lo sa che è mister Gasparetti, e avevamo preso congiù, però purtroppo le cose non vanno sempre per il verso giusto e quell'anno abbiamo avuto la sfortuna di non avere campi di allenamento a disposizione con un tempo che a Cupramontana sapete benissimo che è molto, cambia molto, e se nevica è tutto bloccato. E quell'anno l'erba si rovina, quindi il campo d'erba si rovina, il campo vecchio non era così messo bene come è messo adesso, perché il comune poi dopo è intervenuto, dopo di quell'anno ci ha fatto un buon manto, adesso non ci si può allenare perché è diventato duro come il marmo, però quella volta ci avrebbe fatto molto comodo, sinceramente. Ecco, andiamo invece ad aprire una finestra sul settore giovanile con Giuliano, appunto. Ecco, tu sei responsabile, no? Quindi ecco, puoi illustrarci un po' quali sono le attività insomma, che fate a Cupra e come siete organizzati? Allora, legandoci al discorso del campo, logicamente negli anni passati abbiamo sofferto molto il discorso del problema del campo, perché non potevamo crescere. Non soltanto perché non c'erano i numeri come ragazzi, ma in realtà proprio come struttura era molto limitata. Invece negli ultimi anni, 6-7 anni, da 40 tesserati siamo arrivati a più di 100-110, e dopo più di 10 anni passati, quest'anno abbiamo rifatto la categoria giovanissimi, che per noi è stato un successo. Ma l'importanza maggiore, oltre che sul livello calcistico vero e proprio, a livello sociale per integrare i ragazzi che altrimenti in altre strutture o altre società non avrebbero avuto spazio, perché c'è un percorso molto più sociale, di gruppo, di stare insieme, è un valore aggiunto per il paese. Certo, sicuramente insomma, lo sport è salute, lo sport è educazione, è integrazione sociale, no? Perché anche questo fa, insomma, sicuramente insomma, avete sposato in pieno quelli che sono tutte effettivamente i risvolti insomma, positivi di fare sport. Sia del calcio e sociale, e quindi stare insieme, però logicamente non è che volevamo pure vincere, insomma, non è che piano sì, piano... i risultati sicuramente insomma, sono un po' l'appagamento di quello che impegno. Però non si esclude nessuno nel gruppo, ecco. Ecco, e ci sono poi, insomma, c'è anche la possibilità di coltivare dei giovani che poi possono, no, passare in prima squadra o comunque sicuramente, in realtà della zona, insomma, essere inseriti in altri contesti. Sicuramente l'obiettivo è che la SD Cupramontana deve essere una grande famiglia, cioè vale a dire che deve partire dalla categoria più piccola dei piccoli amici, che addirittura parte all'ultimo anno d'asilo, fino alla juniores, sperando di arrivarci, che poi dopo possono avere spazio per andare sulla prima squadra, perché l'obiettivo nostro è avere sempre di più ragazzi di Cupra nella prima squadra. Ecco, quindi insomma, come direttore sportivo, ecco, sicuramente avrà un occhio anche sul settore giovanile, sì, sui giovani, sì. No? In questi ultimi mesi abbiamo mandato 3 giocatori, di cui 2 a fare un torneo, con la Maceratese, e 1 è in opzione alla Maceratese, che è un 2003, io mi sbaglio sempre, 2003, 2003. È un 2003. È un portiere molto valido, figlio di Vico, di Roberto, sì, figlio di Roberto, mister, figlio di Roberto, che ci mettono
le società un po' più grandi gli ha messo gli occhi sopra, anche la Jesina ha messo sopra a questo ragazzino, un ragazzino è un po' più bravo di questi altri due, la Jesina lo sa. Lo ah, sa. Ecco, quindi insomma. La Jesina lo sa, la Jesina lo sa, anche perché nella Jesina c'è un ragazzino del settore giovanile, classe 1999, mi pare, che è di Cupramontana, cioè padre originario di Jesi, però si è sposato a Cupramontana e di conseguenza è di Cupra, è bravo, no, viene su dal settore giovanile di Cupramontana. Abbiamo quattro ragazzi, cinque ragazzi nella Junior di Jesina di Cupramontana, tre ragazzi a Belvedere in promozione che sono di Cupramontana, sono andati un po' in giro. Quello che dice Maggi, giustamente, è il responsabile del settore giovanile, dice che noi dovremmo portare questi ragazzi a un certo livello per poterli far giocare con il Cupramontana, spero non in seconda categoria. Ecco, quindi diciamo così, concludendo un po' la nostra chiacchierata, quali sono un po', diciamo, nel breve termine gli obiettivi e poi insomma parlando anche magari della prossima stagione, ecco, del futuro comunque? I nostri obiettivi, adesso l'hai detto chiaramente tu, è quello di poter raggiungere il playoff. Poi non importa le categorie, io sinceramente so per esperienza, perché 36 anni che sto lì, e credo che qui ci sono delle varie persone che mi possono dare retta, le squadre si fanno a febbraio. E siccome ho già cominciato a cercare di poter organizzarmi per la prossima stagione, in che categoria sto? Comunque sia, questi ragazzi l'ho interpellati e spero di poter fare in anticipo quello che non mi è riuscito negli ultimi anni, fare la squadra. Quindi c'è una solida programmazione, insomma, dietro. Sì, ecco, finché diciamo, noi rimaniamo lì, noi siamo un gruppo storico, è da tanti anni che siamo lì. Io ho 36 anni, come ripeto, ma c'è il sal segretario che il mister Gasparetti conosce, è 37 anni, il presidente ormai è da tantissimi anni, noi gli altri, è un bel gruppo, non c'è padre padrone, il nostro padre padrone purtroppo è la festa dell'uva, perché se piove la festa dell'uva andiamo per aria. Però il Cupramontana è chiaramente questo. È vocata insomma la produzione del vino, quindi chiaramente insomma questo è no, siccome altro, noi altri facciamo facciamo due stand, uno della pesca che me ne occupo io e l'altro del come organizzatore me ne occupo, non solo, perché dopo Maggi mi dà una mano, un altro il presidente che fa lo stand gastronomico, per poter racimolare quei soldi per l'iscrizione, qualche rimborso spese, perché i rimborsi spese ci sono, non è che ci dobbiamo nascondere i rimborsi spese, non sono alti perché facciamo sempre il passo non più lungo della gamba e di conseguenza la programmazione nostra è quella prima di tutto, quello di prendere degli impegni con delle persone e rispettarli, perciò con i calciatori, cosa che credo che sia molto difficile e qualcuno qui non lo potrebbe dire. Bene, allora direi insomma di concludere così, ringraziando i nostri ospiti che ci hanno fatto compagnia oggi, ringraziamo il direttore sportivo del Cupramontana Claudio Latini e il responsabile del settore giovanile Giuliano Maggi. Grazie, buonasera a tutti. Bene, è il momento della pagina del basket, abbiamo il direttore sportivo della Betulina Aurora Jesi, Federico Ligi, con lui parleremo un po' del momento che sta vivendo la sua formazione e anche di quelle che possono essere le prospettive, perché restano tre partite al termine della regular season, la matematica non vi condanna ancora, due punti da recuperare sul Legnano è ancora un'impresa possibile, ecco, come state vivendo questo momento? Beh, innanzitutto siamo arrabbiati, non siamo contenti perché oggi ci ritroviamo ad essere a due punti da Legnano, io l'ho già detto in più di un'occasione ed è giusto essere arrabbiati perché magari abbiamo perso male alcune partite, è giusto essere arrabbiati perché in più di un'occasione, soprattutto fuori casa, abbiamo faticato oltremodo, però la realtà dei fatti è che noi dobbiamo recriminare soprattutto per lo 0-2 con Chieti, lo 0-2 con Legnano, la sconfitta in casa con Imola, che quando è venuta qui non era assolutamente la squadra che poi è riuscita a diventare durante il corso dell'anno, e la sconfitta con Ravenna, la prima di campionato in casa, la seconda di campionato, la prima partita casalinga, che onestamente era ancora molto 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 lontana dall'essere anche quella una squadra che poi si è rivelata da playoff. Cioè il nostro campionato è su quelle partite lì, perché in realtà poi come gli altri abbiamo fatto
un paio di colpi con Mantova e con Verona, gli altri magari li hanno fatti alcuni in casa, alcuni fuori, ma insomma, il campionato si è deciso in scontri diretti, noi per quelli che dobbiamo essere arrabbiati, perché abbiamo 16 punti, avremmo potuto comodamente dovuto avere almeno 20-22 a questo punto. Detto questo, da adesso alla fine il calendario è improbo, partiva già da ieri e prima ancora dalla trasferta di Roseto, calendario improbo perché onestamente incontriamo tutte squadre di alto livello, ieri la Fortitudo si è visto apertamente che è una squadra oltre che di un'altra fascia, ma che ha beneficiato tantissimo delle due settimane di stop dove hanno potuto lavorare, recuperare al meglio Amoroso, hanno avuto la sfortuna di Raucci, ma onestamente è un giocatore che gli allunga le rotazioni e gli aiuta, ma non gli mancano certo giocatori. Adesso incontriamo la prossima Trieste che è in piena corsa playoff, si è visto ieri, insomma, è andata a vincere a Treviglio, uno scontro che era determinante per andare in playoff. Poi abbiamo Brescia in casa che ha preso Moss e deve assolutamente arrivare nei primi quattro posti. E poi l'ultima andiamo a Verona che teoricamente dovrebbe essere una partita per loro fondamentale per qualificarsi in playoff perché ad oggi sono fuori, quindi insomma, il campionato è difficile. Bene, ieri parlando con l'Asi dopo la partita si era un po' sottolineato il fatto che non sarà facile tenere la squadra sotto tensione, no? Perché se mentalmente qualcuno si sente già nei play-out, il rischio è grande, no? Cioè queste tre settimane potrebbero passare utilizzate male, no? Anche per gli stessi allenamenti, cosa ne pensi tu? Beh, oddio, due ore fa è arrivato un giocatore nuovo, se così fosse sarebbe sbagliato e pericoloso. Il rischio che la squadra si possa, fra virgolette, concentrare più sui play-out che sulle prossime tre partite ci sta, perché noi ieri comunque abbiamo esultato per il fatto che Legnano aveva perso l'ultimo secondo, però la realtà dei fatti è che Legnano va senza un americano, e non solo americano, ma nettamente il giocatore più forte della squadra, a Chieti in uno scontro diretto, e dimostra ancora una volta che non ha vinto a Iesi per caso, perché vanno giù e perdono all'ultimo secondo una partita che per Chieti era l'aria, perdono l'ultimo secondo con una bomba di Monaldi. Quindi cioè, la realtà è che noi dobbiamo stare tirati, perché primo ci si deve credere perché non è finito niente, secondo perché se non lavoriamo bene durante queste tre settimane di sicuro non prepariamo bene i play-out. Poi c'è un altro aspetto da considerare, il fatto che arrivi un giocatore nuovo in linea di massima dovrebbe redistribuire non solo le responsabilità ma anche rivedere tutte le dinamiche umane all'interno del gruppo, e questa è una cosa che di solito, spero di non essere poi smentito, dà insomma aria nuova e nuove motivazioni un po' a tutti, sostanzialmente ci aspettiamo questo. Ecco, proprio parliamo di Corbett che è appena arrivato, foto di rito già sui social network, quindi questo a testimoniare proprio che l'arrivo c'è stato. Come l'hai trovato? Con che spirito credi sia arrivato qui a Iesi? Grande giocatore tra l'altro, è fermato per una banalità, per una sciocchezza. Allora, io credo di dire una cosa banale affermando che sia un giocatore che dovrebbe arrivare con il massimo delle motivazioni. Primo, perché dopo aver un po' girato in Europa fra Francia e Polonia aveva una vetrina di alto livello a Treviso, oltretutto in una società che punta a vincere, e se l'è giocata per una sciocchezza che capita, non va giustificata ma capita perché non ha ammazzato nessuno, e quindi credo che adesso abbia voglia di rifarsi, cioè abbia voglia di dimostrare che lui in Italia merita di starci, magari non in una squadra che lotta per retrocedere, ma una squadra di alto livello, provare addirittura ad essere uno di insomma di impatto anche sopra. Le motivazioni sia sue personali, perché la celerità della trattativa insomma è stata emblematica, io ho parlato due volte con la gente, ci siamo confrontati in società e con Maurizio e abbiamo deciso di prenderlo, sono state cose fatte in nemmeno mezza giornata, generalmente quando poi si fa tutto tramite un agente americano, perché lui non ha un appoggio qui in Italia, le trattative sono ben più lunghe, quindi teoricamente motivato. L'importante poi, questo lo vedremo da domani, che arrivi anche insomma, in condizioni fisiche accettabili. È un normotipo, quindi parliamo di un ragazzo che, contrariamente insomma, a un lungo
dovrebbe avere più rapidità nell'andare in forma, certo gli manca il partita, quello pacifico. Bene, a proposito, prima hai accennato proprio il discorso equilibri, no? Il discorso motivazionale per l'arrivo di questo nuovo giocatore. Sanno tutti che da ora in poi avrete 3 giocatori extracomunitari, di cui 2 soli però certo, da mettere a effetto. Ecco, credi che sia un rischio? Cioè, prima avevo parlato di stimoli in senso positivo. Credi che qualcuno si sente in discussione, parliamo di Green essenzialmente, ma anche di Hunter, no? Allora, può essere pericoloso questo innesto, che dall'altra parte ci dà una grande opportunità, però vista la qualità del giocatore. Allora, io sinceramente, quando abbiamo deciso, e bisogna dire grazie alla società perché ha fatto l'ennesimo sforzo, ma non perché lo si sia scritto nei comunicati, ma perché è la realtà dei fatti, e io quando c'è stata questa opportunità ho ritenuto opportuno che la si perorasse in tutte le maniere possibili, grazie a Dio siamo riusciti a prenderlo. Poi onestamente, se un giocatore ne possa vivere male o bene l'arrivo è una cosa secondaria, qui conta l'Aurora, cioè noi dobbiamo salvare, punto. È naturale che messi nei panni dei giocatori, così come Paci magari quando è arrivato Maganza ha visto un po' minato il suo territorio, perché è fisiologico che sia così, magari adesso arriva un esterno, Green si sente in discussione, ma anche ieri comunque ha dimostrato che non solo è professionale e serio come è stato tutto l'anno, ma ci mette il suo per fare il meglio. Poi è ovvio, la nostra intenzione è semplicemente quella di prendere, è stata ed era quella di prendere un giocatore di una qualità teoricamente un pochino più alta, perché non è una bocciatura né per uno né per l'altro. Noi, secondo me, in rapporto ai soldi spesi abbiamo preso 2 giocatori, ma non perché li abbiamo scelti noi, ma 2 giocatori discreti, però magari 2 giocatori che arrivati ad un certo punto forse non so quanto siano sempre in grado di darci quel pizzico di qualità in più. Questo, molte società tesserano un americano in più per tutelarsi in caso di infortuni ai playoff, noi l'abbiamo fatto con la speranza di prendere uno che magari ci dia quel pizzico di qualità in più che ci potrebbe dare una mano. Una domanda, ti voglio mettere un po' in difficoltà, no, sto scherzando. Il regolamento prevede eventualmente di tesserare qualche giocatore di nazionalità italiana, perché qualcuno ce lo sta chiedendo in questi giorni, no? Ci sono squadre tipo Barcellona già retrocesse, no? Si fanno nomi anche che creano suggestione, no? Italiani, scusa, liberi a Barcellona che potrebbero servire. Ecco, al di là di questo, non so se ci siano trattative, in questo momento non lo vogliamo sapere, però eventualmente c'è la possibilità di tesserare qualche giocatore di passaporto italiano? Allora c'è, perché la federazione ha scritto una norma ampia con una discrezionalità che la Lega aveva interpretato male, e poi a posteriori si è visto invece che sono tesserabili sia italiani che passaportati sanati. I nomi ve li faccio brevemente, ma sono Filloi, Augustin Fabi, Franco Migliori, Blizzard, e poi chi altri? Uno è Mortellaro, quello di Rieti. Che sono diversi. Poi un paio di nomi, no, che conosciamo. Poi un altro paio di giocatori che adesso non mi vengono in mente, ma che comunque sarebbero teoricamente tesserabili. Le abbiamo già perorate tutte queste, a Tavernari, di quello che poi si è infortunato, di Agropoli. Giocatori ce ne sono, Dobbins, quello di Trapani, giocatori ce ne sono meno di 10. Però la realtà è che i giocatori potenzialmente acquisibili sono quelli che o non lottano per i play-out o non sono già i play-off, quindi in sostanza poi è Gianmarco Scasini, cioè sono tutti quei giocatori che ruotano fra il 10° e il 13° posto. La realtà è che di quei giocatori lì prendibili ad oggi potenzialmente ci potrebbe essere migliori, ma Barcellona ha già 2 uscite effettuate, la terza dovrebbe scegliere fra migliori e Lobo, e quindi non credo che sia una cosa semplice. Peraltro migliori ha un mare di richieste, perché ovviamente questa cosa non l'ha pensata solo Ligi per Corbett, o è ovvio. E un altro giocatore potenzialmente prendibile potrebbe essere Casini, se decidesse, se Ravenna non dovesse andare ai playoff, e quindi potenzialmente potrebbe essere un giocatore prendibile. Poi naturalmente parliamo di giocatori che potrebbero essere interessati a rimanere in Italia, ammesso che non debbano
o non abbiano altre opportunità all'estero, ma bisogna sempre considerare il fatto che hanno un contratto fino a giugno, sarebbero già pagati, potrebbero benissimo stare a casa, in famiglia, pagati e quindi non essere interessati. E poi potenzialmente ci potrebbe essere Blizzard, perché gli altri sono tutti giocatori già dentro playoff o play-out. Cioè hai fatto tutti i nomi che fanno sognare. No, i giocatori sono stati poi vi dico com'è, ci cioè sono questi, sì, certo. Però la realtà dei fatti è che sì. E chissà che non si possa veramente trovare risorse, però noi non ti vogliamo mettere in difficoltà. No, ma cioè, ad oggi non c'è niente, da oggi al 28 di aprile di sicuro la società, ma ci sta sempre, perché io sono uno che magari riesce, qualcuno comincia a conoscermi, cioè io non sono abituato a parlare molto, mi piacciono i fatti, le parole contano poco. E, insomma, noi siamo sempre vigili, però dobbiamo essere vigili con realismo. Primo, considerando quello che ci serve se ci serve qualcosa. Secondo, quali sono le condizioni economiche. Terzo, se è un'opportunità vera o è una chiacchiera, visto che delle chiacchiere se ne fanno molte e non portano a niente, bisogna anche capire cosa in realtà è fattibile o meno. Va bene, Federico, ti ringraziamo per la tua presenza, perché stasera hai altri impegni con altri emittenti, per cui ci sei stato di grande supporto e grande aiuto. Per te la porta è sempre aperta, io lo dico un po' con tutti gli ospiti, speriamo di rivederci per festeggiare qualcosa alla fine stagione. Esatto. Ringraziamo quindi Federico Ricci, direttore sportivo del Betulino Aurora Basket. Torniamo con Cristina Carne. Rieccoci di nuovo con i nostri ospiti di Yesenia Biagio-Nazzaro e andiamo a parlare con Stefano del prossimo turno che viene impegnata la Yesenia a San Benedetto. Tra l'altro la San Benedettese, insomma, facendo risultato, festeggerebbe, quindi probabilmente loro, forse per scaramanzia non l'avranno fatto, ma in qualche maniera qualcuno si starà già preparando per festeggiare il salto di categoria. Ma la Yesenia, insomma, come ha sempre fatto in quel campo, dirà la sua, no? No, la Yesenia farà la sua partita tranquillamente, chiaramente, però sappiamo benissimo l'organico che c'è la San Benedettese, sappiamo benissimo il pubblico di San Benedetto, che ci sarà 7-8.000 persone. Sappiamo poi per l'occasione, insomma, per saranno proprio... domande, poi abbiamo sentito il loro presidente, che è uno che non è mai andato a dire cose, c'era una persona molto, molto schietta, è uno. E noi facciamo la nostra partita tranquillamente, ma noi non ci dobbiamo, cioè, come ho detto, l'obiettivo nostro è stato raggiunto, adesso ce n'è un altro che si potrebbe raggiungere. Se possiamo raggiungerlo, bene, se non lo raggiungiamo non succede niente, però noi andiamo giù sempre con la nostra squadra, con il massimo impegno, con la massima determinazione e non dobbiamo regalare niente a nessuno, anche perché poi loro tanto hanno dimostrato essere più forti, perciò non è che... Ecco, loro vengono da una partita domenica in cui hanno pareggiato 1-1 contro la Folgore. È proprio una squadra, insomma, che conosce anche la Biagio, perché, insomma, no, ha fatto il salto di categoria nella passata stagione. Ecco, che quest'anno stava un po', insomma, poi la partita anche bene, insomma. E, ecco, questa San Benedettese ha pareggiato, no? Quindi, insomma, non è quella, diciamo, quel mostro imbattibile, insomma. No, le partite sono... Sì, certo, la San Benedettese però è una squadra che è stata costruita per vincere. E sentiamo che addirittura hanno pareggiato il presidente che voleva mandare via tutti, per dire pareggiare. Questo è quello che di solito avendo campionato, perciò la Sammettese è una scala studio per vincere, come dico. C'hanno giocatori di categorie superiori, chiaramente, non è che ci possiamo nascondere. E però le partite si devono sempre giocare, gli altri, come dico, non è giusto che andiamo giù per regalare la partita a loro, no? Dobbiamo andare giù a giocare la nostra partita. Poi come va a finire. Non... Anche perché adesso c'è una scia positiva, diciamo così, dopo quel digiuno di trasferta, da trasferta, no? Finalmente vi siete sbloccati contro l'Isernia, sì, poi sì. Vi siete ripetuti di nuovo. Ma abbiamo battuto la Medellina, che era un campo imbattuto per noi, non ci siamo vinto mai. È un campo sintetico, un bel campo, lì veramente abbiamo giocato con giocatori che sapevano giocare, con giocatori, abbiamo dei giocatori come Arati, che è un signor giocatore a centrocampo, un giocatore che ha dato spettacolo, e abbiamo giocato una bella partita. Loro, anche se sono in classifica penultimi, ci
che hanno diversi giocatori molto buoni veramente. E però noi quando abbiamo fatto la nostra partita, poi nel calcio dalle volte c'è bisogno anche di quel pizzico di buona sorte, perché si trova sempre, insomma, male le cose, tante volte succede, io tiri una volta, prendi sul palo, e un'altra volta tiri sul palo, va addosso uno, va dentro la palla. No, però noi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato la nostra partita, i ragazzi si sono impegnati tutti quanti, chiaramente, perché alla fine della partita gli ho detto al nostro capitano, che era Federico Tafani, gli ho detto: ma ti fa male la testa, le pallone che ha preso la testa, ha preso centinaia di pallone in testa. Cioè, no, veramente, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto quest'anno. Adesso, infatti i ragazzi hanno dato sempre tutto in campo, no? Però ecco, c'è un po' di rammarico magari per qualche punto perso in trasferta, che forse è l'unica cosa, perché sì. Poi insomma il Carotti, diciamo che sì, la squadra fa no, noi siamo siamo la seconda squadra che ha fatto più punti in casa. E chiaramente merito tutto, merito dell'ambiente, merito tutto quanto. Fuori casa delle volte succedono tante cose, poi come dico, ci vuole tante volte quella cattiveria maggiore, ci vuole quel pizzico di esperienza in più. Adesso ultimamente le cose sono andate un po' meglio, e come dico, tante volte le partite non basta solo saperle giocare, per dire giocarle bene, cosa tanto. Ci vuole anche quel pizzico di buona sorte, che se tante volte non ce l'hai, chiaramente, però come ho detto, noi siamo contenti di quello che abbiamo fatto. E sicuramente ci sarà insomma un pizzico di ottimismo in più adesso. Sì, il nostro presidente, che è il grande Marco Pulita, che Salesina, la gente ancora non riesce a capire una cosa, che Salesina esiste, Salesina va avanti, e la maggior parte dei meriti è di Marco Pulita. Perciò questa è una cosa che bisogna dirla, perché tante volte si sente delle persone che sono capaci a criticare, a dire le cose che non vanno bene, cosa un'altra, ma bisogna tener conto anche di questo, perché noi siamo una società formata da poche persone, ma non siamo gente facoltosa, gente che possono. Ci abbiamo una programmazione, c'è una persona come Marco Pulita, che è uno che veramente controlla tutto da A alla Z, e perciò chiaramente la Jesina, finché c'è una Marco Pulita, potrà dormire sonni tranquilli. Gianmarco Malavenna, ti sei ritrovato da novembre, quindi già stagione insomma iniziata, in cui ti è capitato anche di giocare, no? Come di scendere in campo, ecco. E ti sei ritrovato insomma alla guida della Biagio, perché insomma lei per motivi personali ha dovuto lasciare insomma il timone, e lo hai preso tu, insomma, insieme, no? Comunque ad Emanuele, che insomma, come hai detto prima, vi conoscete da tanto tempo, quindi diciamo respirate lo stesso calcio, no? Diciamo così. Ecco, com'è stata insomma questa esperienza che è iniziata da poco? E assolutamente bellissima, perché all'inizio è stata un po' non è stato, no? Facile, non è stato, devo dire la verità, non è stato facile, perché a Lelli mi lega un rapporto che va oltre quello che è l'allenatore. Non so se le solite frasi, perché l'ho conosciuto tardi, anche se abitavo nella stessa città, il mister. E però è uno di quegli allenatori che veramente ho apprezzato di più, perché a livello umano lui veramente non fa distinzioni a nessuno. È una persona che all'inizio ti scuote, e ti scuote veramente, però se lo segui alla fine gli vuoi veramente bene. E non è facile trovare queste cose in un allenatore. E quindi quando lui per motivi personali ha dovuto lasciare, in quel momento volevo lasciare anch'io, perché non è che lui era stato allontanato, non era un esonero, però il mister ha insistito talmente tanto che mi ha detto: guarda, se vai via fai un dispetto a un amico come Emanuele e a Maurizio Carbonari, il nostro allenatore dei portieri, a cui sono legato anche con lui, perché Mauri ha lavorato sempre con mister Lelli. Quindi, diciamo, quindi ho detto, l'unico che poteva dare continuità eri tu. Ero io, se no anche il direttore mi ha detto che avrebbero chiamato subito l'allenatore, giustamente. Allora ho detto va bene.
L'inizio non è stato facile, poi man mano che passavano le giornate anche per me è stato un modo di crescere, perché ero alla prima esperienza e questo soprattutto grazie a Emanuele, a Maurizio che sono stati vicino alla società sicuramente, perché mi ha dato questa opportunità, mi ha dato anche fiducia, perché è stato un momento che sinceramente le cose non andavano bene. E lì ci poteva essere magari un avvicendamento, invece la società mi ha dato sempre fiducia, dopo le cose hanno iniziato ad andare in maniera giusta e devo ringraziare i ragazzi perché fino adesso insomma mi sono stati sempre vicino e cercano, perlomeno penso, di ascoltarmi e ci danno dentro, io cerco di dare il mio. Gianmarco, sei pronto a prendere definitivamente le scappecce al chiodo, diciamo così, insomma, proprio è, ormai è ufficiale, oppure non si sa mai. È ufficiale, ufficiale, assolutamente. Io già 3 anni fa c'era stata l'ultima situazione, è stata una cosa un po' particolare. Sono andato in prima categoria da Ancona, qualcuno ha pensato che sei diventato matto, però... No, è stata una cosa di cuore, perché lì c'è mio fratello che allena il settore giovanile, c'era uno dei miei migliori amici. Io ero rimasto male perché anche se già avevo 38 anni, qualcosa pensavo di poter dare, invece vabbè, ci sono state delle scelte, sono andato a Camerano, una bellissima esperienza, ho stato benissimo, una famiglia. Dopo a quel punto lì ho detto no, pensiamo al futuro, proviamo a prendere il patentino e adesso... Quest'anno ho fatto un po' tutti i ruoli e la viaggio, però adesso... Quindi diciamo a piccoli faccio... passi ti sei no, fatto le scarpette le abbiamo già prese, gioco con gli amici qualche volta la sera. Per divertimento. Sì, però... faccio le partitine perché ancora cerco di prendere in giro i ragazzi, ma ci riescono più loro che io. Abbiamo parlato di presente e di futuro, ma guardiamo un attimo, torniamo indietro nel passato, no? Nel 2000 quando... Si ricorderà anche Stefano, militavi nella Jesina, ecco. Eravamo insieme. Cioè. Che ci dice Stefano di Gianmarco? Ma Gianmarco? Facciamo finta che lui non senta. Gianmarco è un ragazzo, è stato un giocatore, che era un esempio per gli altri, perché veramente, stavo dicendo prima, sono quei giocatori che quando vanno in campo danno tutto, giocatori che aiutano i compagni, fanno gruppo e poi è una persona che è stato sempre ben voluto da tutti. Noi sappiamo a Iesi che c'è quella rivalità, Iesi Ancona, c'è stato infatti, sempre. Lui l'ha sdoganata, che quell'anno lì insomma. Però Gianmarco era un giocatore, un ragazzo che era apprezzato da tutti, perché? Perché quando era in mezzo al campo dava il massimo e anche di più, cioè questo è un ricordo molto, molto buono che ci abbiamo. Bene, siamo in chiusura, ricordiamo gli appuntamenti di domenica, la Biagio Nazaro affronta in casa l'Atletico Gallo alla ricerca insomma, di punti per questi playoff, la Jesina invece ha una difficile trasferta a San Benedetto, però insomma, con un pochino di serenità in più, ma sicuramente farà la sua parte in campo. Per il momento è tutto, continuate.